Il rapporto ci consegna qualcosa che non appartiene alle scienze augurali, quelle di romana memoria, in cui, come dire, si esercitavano gli auguri o gli auspici per provare a leggere ciò che sarebbe dovuto accadere. Qui non ci sono le viscere del toro, degli animali da interpretare, ci sono numeri. E di fronte ai numeri, da parte in questo caso della politica che dei decisori, c'è la necessità, lasciatemi dire l'obbligo, di inchinarsi ai numeri e prendere atto di trend che sono già in atto nella società per intervenire prima che questo produca degli effetti che sarebbero nefasti per l'economia, per le imprese e quindi per la società che viviamo. Dirò subito allora, in questo davvero brevissimo, due parole di cui, come vedete, non ho preparato nulla di scritto, che mi ha molto colpito una parte del rapporto che dovrà necessariamente interessare oggi la politica, con decisioni che attengono alla politica chiamata ad avere profondità, visione, qualcuno aggiunge anche la parola coraggio. Ed c'è un'espressione nel rapporto che si chiama trappola della mobilità. La trappola della mobilità è strettamente connessa al decremento demografico, quindi alla popolazione in diminuzione, e al cosiddetto mismatch, che è una tendenza che già osserviamo da anni, cioè tra la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in termini di competenze, che ha già raggiunto e superato il milione di persone e che nella proiezione che il Centro Studi Confindustria fa ha una progressione, lasciatemi dire, un aggettivo drammatica nei prossimi anni. Drammatica anche perché chi dovrebbe aiutare, chi potrebbe, non dovrebbe, potrebbe aiutare in questo senso, non potrà mai compensare ciò che in questo momento manca alla società italiana, e quindi la capacità di resistere a questo svuotamento di fatto delle nostre città e quindi alla mancanza di competenze che poi determinano il mismatch. Con numeri davvero, come dire, preoccupanti, considerati che la percentuale di aziende che cercano lavoratori dal 26 al 25% sale, arriva addirittura al 40%, supera il 50% in alcune zone. Allora è adesso che noi dobbiamo interrogarci e proporre delle soluzioni. Il tratto, come dire, positivo, assolutamente positivo del rapporto è che non è un esercizio di stima di un scenario che è funesto o funereo e si ferma all'osservazione. Il dato assolutamente positivo è la proposizione di modelli di fatto di una nuova società che deve abitare questa economia attraverso delle soluzioni. Allora la trappola della mobilità, per quanto riguarda la politica, deve essere una gabbia da cui uscire. Bisogna trovare, cioè, l'antidoto per sfuggire a questo destino. Certamente, come dire, ragionare rispetto a ciò che accade nelle grandi città e nelle regioni diverse è il primo punto da cui partire, da cui iniziare. Provare, cioè, a immaginare con azioni concrete che ne passano necessariamente per interventi sul fronte abitativo, sul fronte delle condizioni che devono essere precondizione per poter usufruire di queste competenze in queste città, su delle azioni concrete che partono necessariamente dall'abitazione principale, laddove, secondo i modelli statistici, non solo statistici, la percentuale di retribuzione che dovrebbe essere dedicata, diciamo, all'affitto dovrebbe essere nell'ordine, correggetemi, il 25%, laddove invece questa percentuale supera di due o tre volte addirittura questa percentuale, è chiaro che preclude la capacità di trasferire e quindi di mettere in mobilità le competenze che già faticano a spostarsi dal sud, soprattutto verso il nord. Allora, è da qui che noi dobbiamo partire, cioè la società del XXI secolo, che si affaccerà al 2030-2040, dovrà essere messa in condizione di avere condizioni
per poter fare incontrare domande offerte da una parte con un punto che però è nodale. Non possiamo soltanto basarci sul trasferimento fisico e di competenze dalle regioni del Mezzogiorno a quelle del Nord, ma produrre dei modelli capaci di rendere stanziale e quindi sfuggire a una trappola della mobilità che è causa di recessione dal punto di vista non soltanto economico ma di pensiero nella regione del Sud. Intorno a questo si muove il rapporto che poi ha delle propaggini straordinariamente interessanti nel coraggio che si ha nell'affrontare ad esempio l'argomento dell'automotive e tutto ciò che è connesso al processo di sviluppo legato all'automotive, che però non può più essere e non dovrà più essere il driver principale se vogliamo davvero puntare a una crescita sostenuta rispetto a un quadro tendenziale nei prossimi anni che, se è parzialmente rassicurante per il 2024, lo diventa meno nel 25 con una progressione poi successiva, anche se risente tutti i fenomeni geopolitici. Tutto questo per dire, ho concluso, che per quanto mi riguarda il rapporto sarà una straordinaria base per poter immaginare concretamente oggi per allora strumenti che, se non dovessimo abbracciare immediatamente, avrebbero come conseguenza soltanto la condanna non di una singola maggioranza ma di una classe politica incapace di immaginare il ruolo per il quale sono stati chiamati a sedere in Parlamento, cioè avere e formare una società nuova e diversa che sappia rispondere alle esigenze del domani. Grazie a tutti e buon lavoro.